Buongiorno a tutti, sono la dottoressa Tavano, sono specialista in allergologia e immunologia clinica e collaboro con Fisio 432 dall'ottobre 2020. Oggi affrontiamo il tema delle pollinosi. Per pollinosi si intende quell'insieme di reazioni al polline di piante, che possono essere o alberi o erbe. Il primo polline che incontriamo in questa stagione è il polline della betulla del nocciolo. A seguire avremo il polline delle graminacee in aprile-maggio, quindi qui il polline della parietaria in giugno-luglio, il polline di ambrosia e di assenzio in agosto e settembre e poi per fortuna abbiamo ottobre, novembre e dicembre che sono prive di pollinazioni. Le pollinosi sono molto importanti e sono molto frequenti, danno sintomi sia a livello degli occhi che dell'apparato respiratorio, quindi abbiamo una congiuntivite, una rinite, un'asma bronchiale e possono anche incidere sulla cute con orticaria e dermatite. Un aspetto interessante è la cosiddetta cross-reazione tra pollinosi e alimenti vegetali. Del tipo di frutta e verdura cruda, in quanto le proteine dei pollini che sono in ballo in queste pollinosi sono molto simili alle proteine di alcuni alimenti vegetali, per cui le persone affette da pollinosi poi possono avere dei sintomi con l'assunzione di alimenti vegetali crudi. Un esempio tipico è chi è allergico alla betulla che ha delle reazioni a livello gastroenterico. Quando mangia la mela cruda. Questi sintomi si risolvono se l'alimento vegetale viene ben cotto perché la proteina allergenica si apre e risulta poi inattiva. Presso Fisio 432 ci occupiamo della valutazione della sintomatologia e poi chiediamo una diagnostica di secondo livello molto precisa. Che si esegue normalmente attraverso degli esami del sangue. Con gli esami poi eseguiti rivalutiamo il quadro e possiamo decidere se limitarci a una terapia sintomatica oppure richiedere l'immunoterapia sublinguale, che consiste in goccine che si mettono sotto la lingua nel periodo preco-stagionale per 3 anni consecutivi, in modo da effettuare una immunomodulazione che porta al miglioramento dei sintomi e a ricorrere meno ai farmaci sintomatici. Ricordiamo che i farmaci sintomatici sono gli antistaminici per bocca, eventualmente anche il cortisone per bocca, il cortisonico spray per la rinite e il cortisonico gocce oculari per la congiuntivite.